tutta la Puglia e oltre in un centro storico, quello di Trani, per l'occasione, per scoprire la regione attraverso i suoi vini. Il fascino della cattedrale e del quartiere più antico della città hanno fatto da sfondo anche quest'anno al primo dei due appuntamenti con Calici di Stelle, la manifestazione organizzata dal Movimento Turismo del Vino per promuovere in tutta Italia a livello regionale le produzioni vitivinicole locali. 60 i produttori presenti nelle vie della città, divisi geograficamente in tre sezioni: Terre di Federico, tra Castel del Monte e la Daunia, Murgia Carsica, Valle d'Itria e Messapia e ovviamente il Salento. Per ogni sezione anche uno spazio dedicato allo spettacolo e alle tradizioni locali. Un'edizione che, vista la massa di persone presenti in strada, sembra aver superato le 40.000 presenze del 2009 e che promette bene per il secondo appuntamento di Lecce, previsto per martedì 10 agosto. Le attese sono state assolutamente confermate, vedi, intorno c'è tanta bella gente che degusta i vini dei nostri produttori che ormai hanno raggiunto delle ottime qualità. Ogni territorio ha un gruppo musicale legato al proprio territorio, quindi i turisti che vengono possono avere la possibilità di assaggiare questa Puglia sia dal punto di vista enologico che culturale e musicale. Una vetrina anche per il Moscato di Trani, padrone di casa. E da quest'anno anche per l'olio pugliese, di nobiltà non inferiore al nettare di vigna. L'olio pugliese ha bisogno di un po' più di tempo rispetto al vino, però i nostri soci si stanno impegnando anche in questo discorso della promozione e stiamo avendo dei buoni consensi.